Lanciano ha 5 cittadini contagiati dal virus e 30 in quarantena. Ovviamente questo numero può modificarsi, sono in corso altri tamponi, ma quello che vogliamo, che voglio sottolineare è che il virus c'è ancora, lo abbiamo sempre detto e ribadito, e soprattutto c'è una modifica in quella che è la contagiosità e la positività. Prima il virus colpiva soprattutto le persone anziane, oggi siamo di fronte a casi anche gravi di giovani e anche di bambini. A Padova una bambina è ricoverata in rianimazione in condizioni serie, quindi questa cosa è preoccupante. Soprattutto ribadisco, e oggi di nuovo girerà la nostra auto con il messaggio per la pandemia, di mantenere sempre la mascherina nei luoghi chiusi, ma anche all'aperto dove non riusciamo a mantenere la distanza di 1 metro. E questo sinceramente non l'abbiamo visto. Il governo è su questa linea, ha chiuso le discoteche e ha ribadito quello che noi dicevamo sempre, la mascherina anche all'aperto, perché è un mezzo fondamentale per così bloccare il virus. Il virus cammina con le nostre gambe e noi dobbiamo essere bravi a impedirglielo. Tutto questo sta determinando anche da parte nostra delle valutazioni sui grandi eventi, in particolare sulle feste di settembre. Giovedì faremo una comunicazione ufficiale, ma già sapete che il dono non si farà, non si faranno gli spari e tutto quello che è assembramento che è fondamentale e favorevole alla diffusione del virus. Stiamo valutando il tutto con tranquillità, ma anche con rapidità, perché questa settimana è quella determinante per ridisegnare un po' quelli che sono gli eventi del settembre lancianese, che ovviamente non è il settembre lancianese, non si chiamerà così perché abbiamo già, come avete saputo, spostato i due concerti più importanti nello stadio Biondi di Lanciano, proprio perché lì abbiamo la sicurezza di essere contingentati e quindi il distanziamento e c'è una situazione statica e non dinamica, come invece si può stare nelle giostre, nelle manifestazioni come diciamo la Fiera del Giocattolo di Sant'Egidio. Tutto questo lo facciamo perché siamo convinti che la prevenzione si faccia con queste tre semplici procedure: lavarsi le mani, mantenere la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti. Attenzione, questo è il punto fondamentale.